Una delegazione dell'Italia dei Valori di Cutro, composta dal segretario di sezione Paolo Sestito, dal sindaco Salvatore Migale e dal capogruppo in consiglio comunale Bruno Galdì, ha incontrato in occasione della riunione organizzativa che si è svolta a Lamezia Terme il presidente del partito, onorevole Antonio Di Pietro. La delegazione cutrese ha consegnato nelle mani di Antonio Di Pietro un fascicolo contenente tutta la documentazione riguardante la caserma militare in costruzione a Cutro, al fine di riproporre all'attenzione del governo e del nuovo ministro della difesa l'inizio dei lavori del secondo lotto e il completamento dell'opera, per la quale sono stati già spesi circa 20 milioni di euro. Con questa somma è stato realizzato il primo lotto comprendente la costruzione di 96 alloggi con le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Di recente i consiglieri regionali Emilio De Masi e Francesco Sulla, il parlamentare Nicodemo Oliverio insieme al sindaco hanno promosso una conferenza stampa per sollecitare la Regione Calabria ed il governo nazionale attraverso anche il coinvolgimento del prefetto di Crotone per il rispetto dell'accordo di programma sottoscritto il 23 giugno 2000. Accordo di programma sottoscritto dal Ministero della Difesa, dall'Esercito Italiano, dal Ministero delle Finanze, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Cutro, il quale prevedeva un finanziamento di 140 miliardi delle vecchie lire, all'incirca 70 milioni di euro, di cui 20 milioni, come è stato detto, già spesi per la realizzazione del primo lotto della caserma, i cui lavori sono stati collaudati nel dicembre 2009. L'accordo di programma inoltre prevedeva il completamento della caserma, evidenziando la funzione strategica di questa struttura militare, che nel frattempo è diventata ancora più attuale, sia con riferimento all'apertura dei mercati con i paesi del Mediterraneo, ma anche per il continuo aumento degli sbarchi di clandestini e per la presenza del CPA tra i più grandi d'Europa. Il Comune di Cutro ha ribadito che non abbandonerà mai questo progetto, sul quale ha investito circa 5 milioni di euro, variando il piano regolatore generale e la trasformazione urbanistica della città, suscitando forti aspettative nella popolazione locale di Cutro e di tutto il territorio provinciale, costituendo altresì un'opera importante per tutta la Calabria. Il presidente Di Pietro e l'onorevole Ignazio Messina stanno già lavorando a una nuova interrogazione parlamentare da presentare al nuovo ministro ed è in preparazione un'iniziativa pubblica che si svolgerà a Cutro, alla quale parteciperà anche Antonio Di Pietro. Cutro, 1 dicembre 2011, Salvatore Migale, sindaco di Cutro e dirigente provinciale dell'Italia dei Valori.